fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Bentrovati, l'ospite di questa puntata è l'imprenditore di Bivona Ignazio Cutrò, un uomo che si è opposto alla mafia, che ha protagonista di tante battaglie negli ultimi 20 anni. Grazie intanto per aver accolto il nostro invito. L'ultima delle battaglie le ha consentito di tornare ad avere la scorta, quella sicurezza che è fondamentale per un uomo e per una famiglia che si è sposta tanto. Intanto ringrazio voi per avermi invitato e poi grazie per avermi chiamato imprenditore, perché io ormai non sono più un imprenditore, non per scelta mia, ma la mia azienda è stata chiusa. Io mi continuo ancora oggi a lottare per i miei diritti. I diritti, ma non solo i miei, ma i diritti di tutti i testimoni di giustizia italiani, perché i testimoni di giustizia in Italia siamo 180, di cui in programma ho oggi 85. E oggi io mi posso riconsiderare un testimone di giustizia, ma non è che fuoriuscendo dal programma non sei più testimone di giustizia. Ad esempio, quando poi ci notificano le carte del ministero, ex testimone di giustizia, quando uno è testimone di giustizia è testimone di giustizia a vita. Io devo ringraziare la lungimiranza del prefetto di Agrigento Nicola Diamede, perché al momento che il ministero dell'interno a ottobre mi hanno notificato questo atto, che poi io mi sono sentito male, mi hanno portato all'ospedale del Ribera, io credevo che ormai era finita, veramente mi sono sentito malissimo. E quella sera lì il prefetto poi mi ha chiamato in tarda serata, annunciandomi molto serenamente, mi ha detto: guarda, io non ti stacco la scorta, noi abbiamo fatto richiesta al Lucis e vedremo cosa loro decidono. Quell'atto del Lucis che ci è stato notificato pochi giorni fa, addirittura dei giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la felice notizia che il TAR Lazio aveva accolto la nostra sospensiva, quindi quell'atto del Ministero momentaneamente viene sospeso, quindi è nullo. E il prefetto di Agrigento aveva scritto al Lucis e c'era stato prolungato il programma fino ad aprile. Però dico, a volte mi chiedo e mi viene da dire, se tutto questo ne vale la pena. Questa sua storia ormai abbiamo imparato a conoscerla, anche perché lei ha avuto un merito, quello di aver reso partecipi tutti di tutto ciò che le capitava, di quelle che riteneva fossero ingiustizie, e un rapporto sempre costante con i media. Perché intanto ha voluto questo? Ma io sono un cittadino. Sono un uomo del popolo, sono un padre di famiglia e credo che dalle parole di Paolo Borsellino, quando diceva che finalmente la rivoluzione e la lotta vera alla mafia deve partire dalla società civile, e quindi io credo che deve aver fatto il mio dovere da cittadino, è quello che tutti ogni giorno dobbiamo fare. Quindi credo che se il popolo vuole stare meglio deve credere tantissimo alla giustizia, alla legalità. Io ci credo tanto e ne ho avuto le prove con il TAR Lazio, quindi io credo nelle istituzioni vere. E poi io sono pienamente convinto che lo Stato siamo noi cittadini, lo Stato sono io, quindi se oggi io mi lotto per un qualcosa di giusto, qualcosa per me stesso che può, diciamo, essere d'esempio. Ed esempio agli altri, quindi non ho fatto un piacere a me stesso, ho fatto un piacere al cittadino. E poi dico, non sono il tipo, come si dice in Sicilia, che è più bello dirlo in siciliano, mi stai un re lupigione aspettando calagi fanno una cosa per mia, no? Quindi io sono quel tipo che ho sempre lottato a viso aperto, dicendo qualsiasi cosa che ci è successo, perché tutto quello che è successo a noi non deve più succedere a nessuno. La sua storia è iniziata nel 1999, lei la ricorda sicuramente ancora quella notte, la notte del primo incendio alla Pala Meccanica, se non ricordo male. Tutto ha avuto inizio in quel momento, ma lei prima non aveva mai avuto alcun sentore, alcuna minaccia, alcun presentimento? Ma io ero un imprenditore che dove mi aggiudicavo i lavori, praticamente in quel periodo io avevo lavori quasi in tutta la Sicilia, in 5 province siciliane.
Lavoravo tanto, ma dove arrivavo io mi mettevo a lavorare, iniziavo i lavori, non andavo a fare nessuna tuppiatina di porta, nessuna bussatina di porta, perché credo che Lei era comunque consapevole che questo in Sicilia, non dico che è la prassi, ma che succede? l'avevo messa in conto, però diciamo sono stato fortunato, perché dove arrivavo, la prima cosa che dicevo è, sai, io ho subito un attentato e c'ho i carabinieri addosso, stanno facendo, ma forse era un deterrente che ha funzionato fuori, ma purtroppo non ha funzionato nella mia terra, nella mia città, nella mia Che cosa è Bivona. successo quella notte? Quella notte io non lo potrò mai dimenticare, perché io come credo, da buon padre, almeno credo di esserlo stato, di continuare a esserlo, lavoravo sempre dal lunedì al sabato come una bestia, come un animale. A me mi interessava, uscivo la mattina alle 5 e ritornavo la sera alle 10 e mezzo, alle 11. E tantissime volte trovavo i miei figli che dormivano, quindi io la domenica era dedicata alla famiglia. E la domenica io la dedicavo ai miei figli, la dedicavo alla mia famiglia, a mia moglie e a tutti, e rimanevo con loro per cercare di fare il padre. Quella sera lì, non posso dimenticare, eravamo lì accanto al camino, una domenica come tutte le altre, mi arriva una telefonata da mio nipote. Mi dice, zio, corre, incontrate Canfutino che c'è la pala meccanica che ha preso fuoco. Io non sapevo cosa pensare, mi sono messo subito sulla macchina, arrivata lì, e queste immagini io poi le ho avute nuovamente mentre si celebrava il processo a Sciacca, quell'immagine lì, e ho sentito pure lo stesso odore. Quando sono andato lì ho trovato quel mezzo meccanico avvolto dalle fiamme altissime, credo anche 10 metri, perché c'era una casa vicino e superava il tetto della casa. E lì sentivo mio padre che gridava e diceva: fatemi passare, aveva due estintori in mano, fatemi spegnere il fuoco perché le fiamme si stanno divorando tutto quello che ha Mio creato figlio ha mio costruito. figlio, e quindi quel mezzo meccanico gli portava da vivere. E io sono rimasto, non so per quanti minuti, secondi, questo non lo so dire, sono rimasto lì a guardare nel vuoto. Ad un tratto ho avuto una scossa, ho reagito, sono andato accanto a mio padre, abbiamo rotto le file che c'erano i carabinieri lì, ho preso un estintore, abbiamo spento il fuoco. Ma quando abbiamo spento il fuoco con l'estintore ho visto che c'era acciaio più di 5 centimetri, e si era accartocciato come un foglio di carta, quindi quasi si era fuso quel mezzo meccanico. E lì c'era il maresciallo che mi fa: Ignazio, andiamo in caserma, andiamo a fare la denuncia. E io, molto Cioè lei ancora non candidamente, credeva gli che dicevo: fosse un maresciallo, vabbè, per attentato? un cortocircuito, la facciamo domani mattina perché io ho paura per un ritorno di fiamma. Fa: no, no, dobbiamo andare a fare la denuncia ora. Ci vabbè, maresciallo, poi ci andiamo. Ma dopo l'insistenza del maresciallo che mi diceva di andare lì a fare la denuncia, a un tratto mi fa: Igna, non è un cortocircuito, gli hanno dato fuoco. Io ho detto: maresciallo, ma lei come fa a capire che un mezzo ha preso fuoco, gli hanno dato fuoco? Cioè, guarda che sotto la pala è imbottita di copertone, ci sono i copertoni, ormai solo l'acciaio è rimasto, e quindi sicuramente gli hanno messo i copertoni sotto e l'hanno Incendiato. inzuppata tutta di gasolio o benzina, quello che è. Lei mi è cascato in mondo, ma io Lì quel si è giorno. reso conto ancora. No, lì ero cosciente di quello già che mi era successo, ma io in quel momento mi sentivo forte, perché io la prima denuncia l'ho fatta con mio padre, avevo mio padre accanto. E mi ricordo quel tratto di lì, arrivare in caserma, non l'ho mai raccontato questa sera, ma questa sera gliela voglio raccontare. Mi ha detto: figlio mio, non avere paura, io sono con te e vincerà sempre la gente onesta. Ricordati quello che io ti ho detto sempre quando eri piccolo. Io quando ero piccolo camminavo per le strade di Bivona, mio padre, mi scusi la volgarità che sto dicendo, mio padre quando camminavamo per le strade, ogni tanto, io ero piccolo, quindi in quel momento non capivo, e ogni tanto gli ho detto fare pezzo di merda, io mi voltavo, non vedevo niente, via. Questo si è ripetuto per tanti anni. Arrivato che sono arrivato a 10-12 anni, gli ho La chiesto, curiosità. papà, ma perché tu ogni tanto dici, ecco, vedi quello? Quello è un pezzo di merda. A di tanto mi è una persona. E lui quella sera questo mi ha ribadito. Dice: guarda, tu non devi avere paura di niente, perché tu sei nel giusto.
noi andiamo a fare la denuncia e questa volta la facciamo assieme. Qual è stata la prima denuncia? La prima denuncia. Quante denunce hanno fatto seguito? Non lo so, ho perso lei il conto. Le ha più contate. No, ho perso il conto perché credo che oggi fra attentati, fra cartucce, fra lumini, fra lettere di minacce, tutto quello, saranno più di 30. Cioè, ho perso. Ma qual è stata la sua colpa? Quella di essere un piccolo imprenditore che ha avuto l'ardire di volere migliorare le condizioni di vita della propria famiglia, di ingrandirsi? Lei è stato ambizioso? Qual no, è stato la mia più grande colpa non è stata quella di nascere in questa terra, perché io credo e dico sempre che sono fiero di essere siciliano. E come buon siciliano difendo la mia terra ed è quello che ho fatto, ho difeso la mia terra e sto continuando a difendere la mia terra. Non sono ambizioso, io ho solo un sogno di diventare un grande imprenditore e non ho mai pagato un centesimo. Non ho mai pagato. Lei ha seguito le orme di suo padre, anche se suo padre si occupava più. Sì, mio padre aveva una piccola azienda, però si occupava più che altro di lavori agricoli. E invece io il mio sogno era quello di diventare un grande imprenditore e gliel'avevo giurato. E mi creda, io questo giuramento l'ho mancato e non ho avuto ancora il coraggio sulla tomba a mio padre, perché mio padre l'8 luglio del 2004 è morto in un incidente del lavoro su un trattore che l'ha scacciato, quindi non sono avuto ancora quel coraggio di andare lì sulla tomba a mio padre e le dico che due giorni fa un mio angelo della scorta gli ho detto dobbiamo andare al cimitero perché voglio fare questa cosa, voglio andare lì al cimitero e guardare la fotografia di mio padre e dirgli che non ho potuto mantenere quella parola di diventare un imprenditore e di fare ingrandire la mia azienda. Suo padre è stata una figura importantissima per lei, sì. Per tutti, lo è per lei ancora di più perché le ha sottolineato subito che le è stato vicino, sì. Non le ha consigliato di cercare di accomodare le cose, no. Anzi al contrario. Mi spingeva mentre che salivamo la scala, mio padre di dietro, mi spingeva a salire la scala. E la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli hanno subito sostenuto questa vostra iniziativa e come hanno vissuto a partire da quella notte, come è cambiata anche la loro vita? Ma viviamo nella paura, più che altro abbiamo vissuto il 23-22 ottobre quando ci hanno notificato questo atto e ancora oggi la viviamo nella paura, ma la paura non significa essere codardi. Non significa scappare dalla propria terra e credo che la mia famiglia l'ha dimostrato. Se io oggi sono qua con lei a parlare, oppure quando noi siamo entrati nel programma di protezione l'11 gennaio del 2011 e potevamo andare in località protetta, noi siamo stati forse i primi ad accettare quel programma di protezione in località d'origine e non è stato grazie a me, perché noi la sera che poi è stata prima, qualche tempo prima di alcuni incatenamenti, a dicembre, 2 dicembre 2010, io lì mi ero incatenato perché avevo paura che succedeva qualcosa alla mia famiglia e allora Mantovano mi aveva ricevuto, poi sono stato chiamato alla DDA di Palermo e ho avuto l'onore più di una volta fino a qualche giorno fa di entrare in quella stanza che era di Paolo Borsellino che oggi è occupata dal dottore Teresi e lì il dottore Teresi mi aveva detto Ignazio guarda che ti chiameranno il ministero e te ne devi andare, quindi preparati. Io sono rimasto scioccato come quella sera quando guardavo la pala che bruciava. Lui parlava, io lo guardavo, non tanto mi fa niente, ma ascolti. Io lo guardavo e non reagivo. Lui mi ha detto, vabbè, guarda, ti chiamano lì al ministero, preparati, prepara la famiglia psicologicamente e vedi che è questo. Il cammino che vi aspetta. Il futuro, che vi aspetta. Che farete. Io quando poi siamo arrivati l'ho salutato, lui stava chiudendo la porta, io mi sono girato istintivamente e gli ho bloccato la porta. Mi ha detto, dottore Teresi, mi ascolti. Che senso ha avuto tutto il nostro sacrificio, io e la mia famiglia, quella di lottare, denunciare, mettere un paletto contro la mafia, continuare testardamente a vivere in questa terra per fare cambiare nel mio piccolo le cose, se ora quella parte di istituzione a me mi prende la mia famiglia e ci fa attraversare lo stretto di Messina con le valigie in mano, ma mica ho perso solo io, ha perso lei anche come magistrato, come istituzione e come uomo. Lui mi ha guardato e non sapeva cosa rispondermi, la risposta me l'ha data un paio d'anni dopo, perché poi è venuto in una scuola a Bivona e pubblicamente lui l'ha detto, c'è pure un video su YouTube, Scuola di Legalità dove si è pubblicato, e lui lì ha detto, aveva ragione Ignazio, però io non sapevo
che avrebbe avuto la forza di resistere. No, non sapevo come fare, perché era la prima volta che mi succedeva dopo 30 anni. Che qualcuno non chiedesse di scappare. No, di rimanere. Infatti, che qualcuno non chiedesse di scappare. E quindi c'è un programma di protezione, dice che si rifiutava di partire. Ma mica... cioè, per proteggerlo, perché se succedeva qualche cosa... Che infatti, fare? Lei poco fa ha detto, noi viviamo nella paura. E allora perché non scegliere di andare altrove dove la paura magari sarebbe diminuita un poco? Ma perché crede che la dignità di un uomo vale più della paura? Ma noi l'abbiamo fatto per dignità. Ma non esiste, non devo essere io andarmene dalla mia terra, dalla mia casa, non mi faccio buttare a pedate nel sedere nessuno. E questa volta divento nuovamente, voi mettete le bip, io non mi faccio buttare fuori da quei quattro pezzi di merda dei mafiosi dalla mia terra. E però paga anche vivendo una sorta di isolamento a Bivona. Era messo pure nel conto. Non devo essere... Era messa nel conto o comunque fa male? Ma fa male sì, ma però io ormai ci siamo abituati noi ai Natali da soli, Capodanni da soli. E aveva ragione Giovanni Falcone quando diceva che non è solo la mafia che ti uccide anche la solitudine. E lo so io quello che si prova sulla pelle a vivere a Bivona da soli, a passare quelle feste da soli, a sapere che sei solo, non hai più famiglia. E ce l'ha la famiglia, c'ha una moglie e due figli, sì, quella è la famiglia più importante. C'ho nipoti che neanche conosco, sono nati e neanche conosco, questa cosa mi fa male. Io ho cresciuto un nipote, quel nipote che mi ha chiamato quella sera, lui si è sposato, ha una figlia, non lo conosco. Ma perché a suo avviso, cioè che cosa subentra negli altri familiari, negli altri suoi concittadini? Quella paura alla quale lei faceva riferimento poco fa? Non lo so, guardi, io... avevo giurato che i mafiosi non mi dovevano vedere mai piangere e non mi vedranno mai piangere, però è dura, ma lo rifarei altre mille volte, perché non è così, si deve andare avanti, si deve lottare. Io ho perso tutto, io la mattina quando entro in ufficio, una delle leggi che io ho lottato, con l'assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione, e lì voglio ringraziare veramente tutta la parte politica, veramente, che in Sicilia ha reagito bene e l'hanno votata tutti. E voglio ringraziare il Presidente della Regione, voglio ringraziare tutti i partiti politici, forse ogni tanto qualcosa la azzeccano, e questa è stata una cosa importantissima. E poi anche il Ministro D'Alia, che io neanche conoscevo, l'abbiamo incontrato e subito, nel giro di pochissimi mesi, è nata pure la legge nazionale per l'assunzione dei testimoni di giustizia. Abbiamo dato dignità a tutte quelle persone, perché non c'era l'inserimento socio-lavorativo. Cioè, noi vivevamo a Bivona, e perché io non facevo parte del programma dei testimoni di giustizia in località protetta, io non ho diritto alla mensilità. Cioè, noi potevamo morire di fame, noi abbiamo avuto la luce tagliata per tantissimi mesi, e io devo ringraziare voi giornalisti, io devo ringraziare tutti quei cittadini italiani che mi sono stati vicini. Perché... Lei si è ritrovato da un momento all'altro, diciamo, all'apice della sua vita lavorativa. Lei si era ingrandito, aveva comprato mezzi, aveva cominciato ad aggiudicarsi appalti anche in diverse province della Sicilia. E poi si è visto togliere tutto questo, paradossalmente è passato dalla parte della vittima, sì, ma della persona che ha creato clamore, che si è incatenato, che ha promosso tante manifestazioni di protesta. Cioè, è assurda questa situazione. Forse non in Italia, ma in un altro stato, che non voglio dire neanche quale, in qualunque altro stato. Anche il più piccolo che ci sia, Marta, no? Saremmo stati il fiore all'occhiello, i testimoni di giustizia della politica e delle istituzioni italiane. Qua non lo capisco, qua veniamo considerati come merci di scambio, come carne da macello, ma qualcuno si dimentica che siamo morti che camminiamo, sa perché? Perché la mafia non dimentica. Tra l'altro mi piace sottolineare che lei ci tiene a questa giusta definizione, sì. Testimone di giustizia e non collaboratore di giustizia. Perché? Ora le donne in esclusiva. Io mi lamentavo quando qualche suo collega erroneamente scriveva su un articolo il collaboratore di giustizia. Quindi i collaboratori di giustizia sono i mafiosi, sono coloro che hanno fatto parte
di famiglie mafiose che hanno ucciso, ci hanno tolto il futuro. E testimone di giustizia siamo noi cittadini onesti, quindi sono, dopo il 2001, specialmente quando il legislatore, passando dall'alto commissariato, dalla legge di Giovanni Falcone, ha fatto la divisione, la seconda e la terza divisione, collaboratore e testimone, quindi è uscita la figura del testimone, quindi è tutta una cosa diversa. Però dico, posso capire quando può sbagliare anche la semplice istituzione, il carabiniere, il poliziotto, il finanziere, che magari erroneamente ti può chiamare collaboratore mentre magari ti fa la scorta, o il giornalista o il cittadino. Ma non le dico, questa è un'esclusiva, credo. Non l'ho sopportata quando su quella carta che mi hanno notificato il Ministero la fuoriuscita del programma, inizialmente il testimone di giustizia Ignazio Cuccio, all'interno due volte il collaboratore di giustizia. Ecco, allora è finita. Cioè, veramente, lì mi sono fatto i complessi. Perché dico... Allora, una crisi di identità, mettiamola così, una crisi di identità. Certo. Torniamo ancora indietro nel tempo. Ricordavamo il primo attentato, poi ne sono seguiti tanti altri, eppure lei ha continuato a lavorare per diversi anni, ha continuato a resistere. Com'era la sua vita allora? Bellissima, bellissima, perché io la mattina, io a prescindere dopo gli arresti, mi sono ritrovato da solo per alcuni giorni. Gli operai non sono venuti in cantiere, la maggior parte sono venuti, quelli di Bivona uno solo. Poi ne avevo di Santo Stefano, sono venuti tutti e da lì ho cominciato a lavorare e ho resistito per 2-3 anni perché avevo ancora dei lavori di prima e qualcuno che avevamo anche i contratti me l'hanno tolti, quindi e io non ho forzato nessuno, perciò potevano essere delle penali, io no, era giusto così. Poi il lavoro è finito e poi da lì mi sono incatenato davanti a... La sua azienda, al momento in cui voi lavoravate tante, quanti dipendenti aveva? Ma siccome sono un'impresa artigiana, potevamo partire da un operaio, potevamo arrivare a 15 operai, era a secondo il lavoro che avevamo. Mi appoggiavo anche alle volte anche di imprese, quando non ci potevo arrivare, di imprese artigiane. Quindi colpire Ignazio Cutrò ha significato anche togliere il lavoro a queste persone? Ma quello che mi ha fatto male a me è che durante a Bivona, il periodo degli arresti, il 15 luglio del 2008, dopo alcuni giorni, la gente diceva, guarda, quel maledetto, anche quel porco, mi dicevano, ha tolto il lavoro, ha fatto arrestare Panipinto che davano da mangiare a 15. Ancora una volta come se fosse lei il colpevole, sì, e non la vittima. E nessuno aveva pietà di me, io pietà non voglio da nessuno, però dico, e i miei operai, la mia famiglia. Ecco, lì è stata la perdita dello Stato, quando a me mi ha fatto chiudere l'azienda nel 2014, il 31 dicembre del 2014 ha perso lo Stato, ha perso lo Stato istituzionale e anche lo Stato cittadino, perché lo Stato, quando io dico lo Stato siamo noi cittadini e che lo Stato mi ha abbandonato, cioè i cittadini mi hanno abbandonato, in primis sono stato loro, perché loro non mi hanno più chiamato né a Bivona né oltre il cittadino, anche privatamente a fare lavori. È lì che abbiamo perso tutti. Lei ha provato in tutti i modi a resistere come imprenditore. Io ho vinto. Ha provato anche a pagare, dando fondo chiaramente alle ultime riserve. Io ho ricevuto i danni biologici sono i danni lesivi personali miei e della mia famiglia, e Nuppe lo sa, nel nucleo operativo di protezione e il Ministero Servizio Centrale lo sa, perché io i soldi che abbiamo preso abbiamo rateizzato tutto, anche se qualche politico si è un po' spavaldato sulla stampa che mi dovevano pagare e fare, non ho visto nessuno e l'ho ribadito questo, sono andato io, mia moglie e mia figlia a rateizzare tutto, abbiamo pagato somme più di 4.000 euro al mese e quelle somme noi pagavamo e io mandavo le rate al Ministero. E ho resistito fino all'ultimo e quando noi ci siamo ritrovati senza soldi, mi ricordo mio figlio, mi ha chiamato che erano a Milano e mi ha detto papà, noi abbiamo 4.300 euro, la rata è 3.800 più 180, l'ultima rata, gli ho detto pagala, dice papà rimaniamo senza soldi, pagala. La devi pagare, magari domani mattino... La sua speranza era sempre quella di poter riprendere a lavorare. Ero in regola con i Durchi e magari domani mi potevano dare qualche affidamento o riuscivo a vincere qualche gara d'appalto. Ecco, questa... Invece non è andata così, è arrivata una prima commessa grazie a un intervento della regione, regione, ma poi si è fermato tutto. Sì, è lì, questo è il sogno. Invece, secondo me, il segnale che si doveva dare era quello, aiutare Ignazio Di sostenere Cutrò. L'impresa Ignazio Cutrò. Io pure avevo fatto la proposta di voler regalare la mia azienda allo Stato,
magari di nascosto, dire è vostra, fatela lavorare, e mandiamo un messaggio devastante contro la mafia, perché effettivamente gli imprenditori dicevano: lo Stato sta, le istituzioni stanno vicino all'impresa di Ignazio Cutolo, denunciarle ne vale la pena. Denunciare ne vale la pena. E le dico che io oggi ho vinto, e le dico che io oggi, fra qualche ora, come vado a dormire, io faccio l'imprenditore, perché tutte le notti quando dormo io mi sogno che faccio l'imprenditore. Invece si è ritrovato a varcare le porte di un ufficio, sì. L'ufficio, credo Agenzia delle Entrate, no, di che no, cos'è? No. La... Centro per l'impiego, Centro per l'impiego, ecco, ufficio collocamento di Bivona. Quindi si è ritrovato da imprenditore a impiegato. Sono arrivato lì, non le nascondo, con tanta paura. Allora il dirigente generale del nostro servizio mi aveva fatto la proposta di andare 3 volte alla settimana a Palermo, in direzione generale. Io subito ho accolsi quella cosa, perché effettivamente non sapevo come mi potevano accogliere, diciamo, i miei colleghi. Le dico che io dopo qualche mese mi sono dovuto ricredere, mi sono trovato benissimo, ho chiesto di non andare più a Palermo, mi trovo bene, mi trattano come una persona e come collega, mi stanno vicino, e quindi su questo, diciamo, su questo punto mi trovo bene, o bene o male riusciamo a smarcare il lunario, riusciamo a rifare la spesa, riusciamo a ripagare le bollette. Ma io non so come, c'è una perizia dello Stato fatta dall'avvocato Dell'Antoglietta, e allora nel 2011 fatta da e voluta dal sottosegretario, al ministro, vice ministro dell'interno Mantovano, dove, scusate, in quella perizia c'è l'annesso e connesso fra le mie denunce e i danni che ho avuto. E ora io mi chiedo perché ancora fino ad oggi io devo fare una lotta per avere riconosciuto i miei danni. Ma se la mia azienda, loro devono fare una sola una cosa: accompagnarmi a lavorare, che debiti me li pagavo io. Ma loro non possono pretendere ora che io... Questo è il rammarico più forte, sì, che emerge dalla sua, sì, storia, quella di non essere riuscito alla fine a mantenere quel lavoro al quale, sì, lei credeva tanto. Ma io anche i danni subiti dalla mafia mi volevo pagare da solo, perché non ho chiesto niente. Però arrivato a questo punto lo Stato non mi può voltare le spalle. Lo Stato istituzionale credo che non mi deve voltare le spalle, perché io sono un cittadino italiano. Eppure il paradosso, sai qual è? Che alcuni potrebbero dire: e intanto Ignazio Cutolo è uno tra i fortunati, perché c'è stato chi ha avuto anche una storia peggiore, nel senso niente scorta, niente lavoro, anche se pure di un altro tipo. Questa è purtroppo la storia di tanti testimoni di giustizia in Italia. Lei le conosce queste storie? Come no? Io conosco tante storie, purtroppo ci sarà fra qualche giorno una grande battaglia ancora da fare per una testimone mia compaesana, perché lei sa benissimo che sono anche cittadino onorario di Sciacca, e quindi ci sarà una grande battaglia per un testimone, una testimone siciliana, può essere di Bivona, può essere di Sciacca, può essere in qualunque posto, perché si è vista notificare a casa una lettera del Ministero dove dicono che lei non ha diritto, perché i suoi processi si sono celebrati fuori dalla Sicilia, perché la legge regionale dice se i processi si sono celebrati in Sicilia hai diritto, allora, al posto. E lì noi abbiamo pensato pure di fare la legge nazionale e dare diritto a tutti i testimoni, a prescindere che io non volevo fare il presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia. Loro mi hanno letto, perché mi hanno detto tu puoi parlare. È importante per un'associazione. Come del no, genere. Non dovrebbe esistere l'associazione. Lei si immagina un'associazione di testimoni? Già un testimone non si può incontrare con un testimone di giustizia, pena l'esclusione dal programma di protezione. E io ho fatto nascere invece a Latina, ho cercato di prendere il centro, le coordinate, il centro dell'Italia, l'uscita Latina, lì abbiamo fatto nascere la prima e l'unica associazione al mondo, l'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia. E lì abbiamo lottato e continuo a lottare per i diritti dei testimoni, e questa testimone si è vista recapitare, è un mancato diritto, cioè
per un vuoto legislativo non ne può piangere un testimone. Allora, se io domani mattino mi vado nuovamente a incatenare per questa povera crista, ma possono scrivere quello che vogliono, che io violo il programma. Poi l'accuseranno di protagonismo anche. No, mi ributteranno fuori dal programma, perché una delle prime valutazioni fatte è che io ho violato il programma perché mi andavo a protestare. Ecco, se andare a protestare in Italia, mi sembra che c'è un articolo che dice che intanto lo associazionismo è la legge stessa che lo garantisce, e poi i diritti dell'uomo sono intoccabili. Io per i diritti, io non è che mi sogno e me ne vado a Monte Carlo o dove vado, perché mi scappo, o scappiamo perché alcuni diritti noi ancora oggi sono calpestati, e sono calpestati perché non mi posso sentire dire, ah, con tutto rispetto, se lei su una battuta parlando con una parte di istituzione, perché ancora oggi noi non abbiamo i mezzi e i diritti più basilari, e quindi quando tu poi scrivi dai fastidio. Io ho detto, ma mi scusi, mi posso permettere, perché Rosy Bindi è venuta a casa mia e mi ritengo che una di quelle istituzioni, di chiamarla amica, ma se veniva a Bivona il presidente della commissione antimafia, per lei la macchina come dispositivo UGE, se l'avreste trovata? Molto candidamente quella istituzione mi ha risposto sì. Allora mi ha fatto male, cioè, nel senso, allora noi come dispositivo UGE noi siamo tutelati uguali come gli altri, cioè non è che c'è Ignazio Cutrò o il presidente della Repubblica. Allora ho capito che effettivamente è così, noi non siamo, bisogna lottare, no, non contiamo niente noi. Lei vive sotto scorta da tempo, lei come la sua famiglia. Proviamo a spiegare che cosa significa avere sì degli angeli che ti proteggono, ma anche una libertà vigilata. Io gliela spiego così. Io intanto voglio ringraziare tutta la scorta della famiglia Cutrò e tutte le scorte d'Italia, perché sono degli angeli di qualunque forza appartengono. Sono delle persone che... io ho trovato delle spalle in cui alle volte piangere, degli amici, dei fratelli. Diventano quei familiari, sì, magari sono venuti meno per altre ragioni. Sì, hanno dedicato e dedicano la loro vita per starci vicino, e io gliene sarò sempre grato per questo. Gliela voglio spiegare cosa significa essere privato della libertà, non andare a prendere il caffè o al bar, quello che sia. Un giorno siamo andati, mi avevano dato una vecchia Fiat croma blindata bianca, non so se le ricorda qualcosa, la Fiat croma bianca. Purtroppo. Avevo questa Fiat croma bianca e siamo andati a Castelmine. Sono andato lì a Castelmine in una scuola. Quando siamo usciti dalla scuola si è messa a nevicare. E c'erano, vedete che ce ne stavamo andando piano piano, c'erano dei bambini che giocavano con le palle di neve, vedevo tutti felici che giocavano, il padre, tante persone che giocavano, e mentre si tiravano le palle di neve, una palla di neve si è diretta verso il mio vetro. Io istintivamente mi sono dimenticato che ero sulla macchina, ho allungato la mano e ho cercato di prendere quella palla, magari per rilanciarla, e invece la palla si è sfantumata nel vetro, spesso 6-7 centimetri, e io ho toccato solo il freddo vetro, che neanche si abbassa di vetro, e quella è mancanza della libertà. Ecco, questo mi manca pesante per lei. Ma sa cosa mi manca? In estate, anche col condizionatore della macchina accesa, abbassare i vetri, sentire l'aria. Io, ecco, sono fesserie, che mi manca. Sono quelle cose che diamo per scontate tutti gli altri. Dicevo pesante per lei, ma immagino che cosa possa essere stato per dei ragazzi, per i suoi figli. I miei figli hanno perso tutto, i miei figli hanno perso tutto, e quando c'è stato notificato il servizio di scorta a me, il programma, questo servizio viene dato perché la tua vita diventi quasi normale, e non voglio pensare mai che un'istituzione... Io non parlo così tanto per caso, magari qualcuno sente e riflette, mi può venire a dire i suoi figli non possono andare al bar, i miei figli non hanno mai messo in pericolo, sono stati sempre ligi nell'osservare le regole, e ci sono i capi scorta che sono i loro angeli e sanno quello che devono fare, ma questi ragazzi hanno subito una violenza, una perdita della loro libertà.
E quindi non si può oggi permettere che questi miei figli o gli altri figli di qualsiasi testimone o persona che è sottoposta a tutela vengano violentate ancora nei loro diritti. I ragazzi già hanno perso tutti, i miei figli hanno perso i loro affetti più cari, gli amici, i parenti, e si sono riusciti a fare un piccolo nucleo di amici a Santo Stefano Quisquina, che vanno magari, si riuniscono in un capannone anche a morire di freddo per la vigilia di Capodanno, ma riescono, quindi finiamola. Qual è stato il momento più brutto per lei proprio in questo rapporto con i figli, con la moglie? C'è stato un momento in cui ha messo in dubbio anche tutto quello che aveva fatto, tutte le denunce, tutte le battaglie? Sì, quando ci hanno tagliato la luce e mi vergognavo di andare da mio suocero con la prolunga del filo a metterla per magari la sera poter mangiare un po' alla luce. Ci eravamo organizzati, io la prima sera ci siamo messi a ridere le prime volte, perché, siamo... gente allegra, di buon umore, no, mettiamola qui. No, diciamo, è San Valentino, no? E quindi facevamo che tutte le sere erano cene amorose, con le candele. A lume di candela. Quindi poi invece la triste realtà ti andava entrando in corpo. C'eravamo, non lo posso dimenticare, forse raccontare queste cose mi sembra assurdo. Avevo comprato 50 kg di farina. E 4 kg di lievito per cercare, gli ultimi soldi li abbiamo impiegati così, non lo posso dimenticare, per almeno il pane l'avevamo. Tanto mia moglie è una buona casalinga, una buona cuoca e sa fare pure la pasta, quindi ho bene o male ho detto il pane e la pasta non ci manca. Il problema poi erano tantissime cose, allora non ho sentito mai lamentare i miei figli, mai lamentare per un paio di scarpe, per una maglietta, mai. Mai, mai. Poco fa un concetto non l'avevamo, perché siamo passati a un altro discorso. Se oggi sono qua e devo ringraziare a loro, perché quella sera, perché a me mi hanno chiamato l'11 gennaio 2011, lo stesso giorno che si celebravano il processo di primo grado a Sciacca, io l'11 sono stato chiamato al Ministero dell'Interno. La sera noi abbiamo fatto il nostro piccolo summit familiare, la nostra riunione, ma non di quelle mafiose che fanno quegli esseri là, no? E quella sera già lo sapevamo qual era il discorso dell'indomani. E ci avevano detto di mettere tutto quello che potevamo in una valigia. Veniva un furgone a prenderci, cioè una vita in una valigia. Come si mette una vita in una valigia? Allora, quella sera lì, e ho detto, ragazzi, dobbiamo votare e dobbiamo decidere stasera quello che dobbiamo fare, andarcene o rimanere, però io voglio essere il primo a votare. Io ho votato il primo. Qualcuno si dimentica, dietro l'imprenditore, dietro il pazzo, dietro il guerriero, dietro quello come volete. C'è un papà, c'è un marito. Famiglia. Allora io ho detto, ce ne dobbiamo andare. Ah, non le dico, lì è successo un casino, mia figlia con una sedia in mano, io ti faccio, tu ti rinnego di padre, tu mi hai insegnato probabilmente in questi ultimi tempi che bisogna sempre lottare la dignità e tu mi dici che noi dobbiamo scappare, cioè, noi rimaniamo, vattene tu. Io ero la persona più felice al mondo. Era quello che si aspettava, sì, era quello che voleva. Sì, alla fine, era mio, però non lo savo chiedere, perché prima il bene della famiglia, ecco. Se... E da parte loro è poi venuto nel corso degli anni successivi qualche pentimento da questo punto di vista di essere rimasti? No. Anche di fronte alle difficoltà, anche di fronte alle tante stupidate, anche come le vicende all'interno di una scuola, mi pare suo figlio aveva avuto qualche problema con scorte o altro che potevano generare davano fastidio ai carabinieri. In una telefonata il vicepresidente mi dice, lei mi deve dire a quale punto sua figlia e carabinieri mettono in pericolo gli altri alunni. E lì mi è ritornato in mente quella signora squisita, per non dire altre parole, palermitana, che ha scritto quell'articolo di giornale dove gli diceva che veniva disturbata nel suo sonno delle sirene dei magistrati. Forse perché non si capisce fino in fondo che vita stanno passando gli altri. No. Se la libertà non la perdi, non la gusti, non sai quello che significa. Ma per me oggi la libertà è essere oggi anche qua.
e dire e puntare lo sguardo verso quell'imprenditore, quel commerciante e dirgli denuncia, denuncia per i tuoi figli. Io quando arrivo a casa, coraggio di guardare i miei figli negli occhi perché ho denunciato e le voglio dire una cosa, io stavo andando a Sciacca l'anno scorso e per ancora un processo di face off di alcuni imprenditori che hanno denunciato, che poi alcuni sono stati più tremendi dei mafiosi, perché sono stati, non si è mai parlato, si parla più di 15-16 persone che sono state condannate oltre il pane pinto per falsa testimonianza. E io l'anno scorso ero ancora in uno di quei processi a testimoniare per ancora vicende legate a quel tronco. Esco da lì e non mi ricordo il bar che c'è uscendo dal tribunale, andando lì c'è un bar e poi c'è un fruttivendolo, non mi ricordo questo bar, io di solito mi fermo là e vedi che sono andato lì, c'era il barista, il proprietario, con un bambino che poi ho scoperto che era il figlio. Allora quel bambino mi guardava e vedevo che parlava con il papà. Alcuni giorni prima avevo fatto un'intervista lì da voi. Quel bambino mi fa, signor Cugio, ho detto sì, il caffè glielo pago io. Il bambino ha 8-9 anni. E io mi sono chinato per baciarlo e mi fa grazie. Io gli ho detto perché grazie? Mi fa grazie per tutto quello che fa per me. Grazie a lei io domani avrò un futuro migliore. Ecco, questa è la forza che mi ha dato, l'ho abbracciato, lei non neanche si immagina, l'ho abbracciato quel bambino, quello sguardo di quegli occhietti innocenti che mi hanno detto, l'hanno uccisa la mafia, l'hanno uccisa. Eppure tanti altri suoi colleghi imprenditori non riescono ancora, perché sono scoraggiati, da che cosa? Allora, intanto, tutto quello che ho passato, io ho ancora la forza di dire quello che ho fatto lo rifarei altre mille volte e si deve fare, però la politica e anche l'istituzione dovrebbero essere un po' più sensibili a queste cose. Io mi ricordo quando ho fatto, prima delle leggi, avevo fatto una grande battaglia, lo scudo assicurativo, grazie a voi siamo andati per 2-3 mesi sui giornali, finché allora il ministro della giustizia, che era Alfano, voleva fare questo scudo assicurativo, che poi era importante, era una sorta che l'imprenditore, quando denuncia e ha subito dei danni, per avere diciamo riconosciuto i danni, ci devono essere degli arresti e poi si deve incominciare a celebrare il processo, e qui lì entra la 4499. Ecco, dal momento della denuncia e si arriva poi al processo, magari passano 10 anni e quell'imprenditore, quel commerciante fallisce. Allora cosa avevo pensato io? Su di me, perché poi che è meglio medico di se stesso, la malattia tu lo sai, che è già dove dal medico che dice sto male, non gli dice cioè, cosa hai. Che è già vissuto questa, ecco, cosa. Ecco, io ho vissuto questa cosa. Allora mi è venuta questa idea, ho detto, ma subito voi interagite, aiutate subito quell'imprenditore, dategli subito il 90%, pena il sequestro di tutto. Quindi gli danno fuoco al supermercato, dovete intervenire subito, così almeno il commerciante si stimola alla denuncia, sempre con i dovuti controlli e quello che è. Se voi accertate che è un incendio doloso, è un incendio che viene dalla mano della mafia, non lasciate da soli i cittadini, non si possono lasciare i cittadini, perché da soli la magistratura, le forze dell'ordine non vanno da nessuna parte, non è che hanno la bacchetta magica. Allora il cittadino deve reagire. Allora le denunce vanno fatte, però anche dall'altro lato ci deve essere il sostegno adeguato. Deve essere anche lei, lo ricorda quel giorno, il giorno dell'arresto? Come no? Guardi, io quel giorno l'operazione face off, come se la ricordo? Dove era in quel momento? A Palermo con mia moglie, ero a Palermo con mia moglie, ero andato a Carini e stavamo tornando, mi chiama mia figlia, dice guarda, sono andato a scuola, sono tornando a casa, che è successo? Stasera hanno arrestato Marcello, Maurizio, questi qua. Ho detto, ah, quindi ci siamo un po', avevo capito quello che era successo. E lei se lo aspettava, cioè era anche frutto delle altro. Sue denunce. Non le posso dire altro. Sì, no. Ok, tornavamo, tornavamo. E poi ho visto tutta la colonna delle macchine dei carabinieri, con poi con l'elicottero che li stavano portando poi. Ha capito che quello era un altro step, un'altra fase dopo gli attentati, dopo le vicende che l'avevano visto protagonista, lì cambiava un altro pezzo della sua storia e della sua vita. Ma è cambiata tanto, è cambiata anche dopo dei giorni, perché io sinceramente
un mio operaio è andato nella cava a prendere del materiale perché sapevano che andavano là, quelle sono andate a prenderlo ed è stato buttato fuori dalla cava, gli è stato detto, dice che viene lui. Lì è cominciata la stagione dell'isolamento vero e proprio, perché in fondo fino a quel momento avevate subito dei torti, lei aveva subito tutta una serie di attentati, però aveva ancora la solidarietà del paese. Tantissimo. C'erano tante persone che la sostenevano, che le dicevano insomma mi ricordo quella famosa di andare avanti. E invece lì poi è cambiata la situazione. Mi ricordo quella famosa pala. Quando poi è bruciata, io e mio figlio, Giuseppe 9 anni, quelle piccole mani paffutelle, l'abbiamo tutta. Se andavo a comprare mi costava molto di meno. Ma dovevo, era un simbolo. Ma dovevo camminare quella macchina lì. Dovevo andare alla. È come abbandonare un compagno che era stato ferito, lo abbandonò. Allora, e mi ricordo quando io ho dato l'ultimo spruzzo di vernice, perché Giuseppe se l'è scartavellata tutta. Lo ricordo, poverino, con la mascherina se metteva, vedeva che impegno. Ho dato l'ultimo spruzzo, gli ho detto, Giuseppe accende la pala e vai avanti. Di lui, orgoglioso, è con la pala, funzionava tutto. Ho acceso il camion, il carrellone, l'ho buttata sul camion e sono sceso in paese. Quando... E lì c'è stata festa, cioè erano contenti i suoi concittadini che lei fosse riuscito. La pala nuova. No, è quella che mi hanno bruciata, quindi ho fatto questa sciamata 2-3 volte, ma per me era importante. Era importante dare un segnale. Mi sono fermato lì, ho offerto il caffè a quegli amici. E quella pala non è più ritornata lì nello spiazzo, nel magazzino. Quel giorno stesso lì il cliente, no, devi venirmi a fare il lavoro perché ti hanno bruciato la pala e noi ti abbiamo aspettato. Ti abbiamo aspettato. Tutto questo non è successo. Tutto questo poi non è successo. Il 15 luglio non è successo. Dal giorno degli arresti la situazione è cambiata. Siamo rimasti radicalmente. E il mio grido veramente è stato quello. Di cercare di fare capire, perché abbiamo oggi tantissime persone oneste, però credo che ancora tutt'oggi non hanno avuto la forza, eppure è successo qualcosa di straordinario che voi ve la siete fatta scappare questa cosa. Qualche anno fa è passata la carovana. Lei offre colpi di scena ogni giorno, non riusciamo a starle dietro. È passata la carovana della legalità di Bivona e mi hanno invitato, un ragazzo organizzato e mi ha invitato. E io sono andato lì con la carta d'identità, accanto a me avevo Antonella Borsellino. La sorella di Paolo Borsellino e suo papà Giuseppe sono stati ammazzati a Lucca Sicula. E lei avevo accanto a lei e io dicevo che ero cittadino italiano e invitavo tutti. Quel giorno è successo qualcosa di straordinario, ho preso applausi. Sono salite alcune persone a baciarmi pubblicamente. E la cosa bella è stata, che la voglio dire questa, che più di una volta è venuto il vescovo, oggi attuale cardinale, a trovarci a casa, a manifestarci la sua solidarietà. Perché il cardinale è una persona. Guardi, quelle sono cose che ti lasciano vicino alle persone che ne hanno bisogno. E poi persone di Bivona stesso che non vengono. Io ho avuto, forse abbiamo sbagliato. Senta, ma che fa? Non la salutano, la cercano di evitare. I primi tempi, quando noi entravamo al bar, c'era qualcuno che usciva, sputavano per terra. Un episodio che sono andato ai primi tempi, però questo ora, oggi però, no. Ma questi immagino oggi pochi no. Gli altri oggi che no. Fanno? Gli altri come si comportano? Se ci guardiamo guardo a guardo mi salutano, se no se mi possono evitare. Proprio se sono costretti. Sì, manca l'ufficio, l'altro giorno è entrato uno quando poi non ha fatto, io l'ho salutato conoscendolo. Ah, signor Cugio. Eppure lei continua a insistere a voler stare lì, dico, ci sono tanti altri paesi della Sicilia in cui magari riuscirebbe ad avere rapporti. Io sono un po' come quei muli, più gli dai bastonate, più sono testate. Più si intestardisce, lei spera che prima o poi questo paese cambi. Ma devono cambiare le cose, le dobbiamo fare cambiare. Sento, un altro momento sicuramente forte sarà stato quello di varcare le porte del Tribunale di Sciacca quando è iniziato il processo, poi alla fine lì si tratta di trovarsi proprio faccia a faccia con le persone che si accusano. La prima volta io se la prima volta che mi hanno chiamato io dovevo testimoniare non ce la facevo, mi sono bloccato. Mi ricordo quando è venuta la ragazza lì, una ragazza a dire no signor Cugio, lei oggi non la ascoltano perché devono riascoltare tutte le registrazioni, l'intercettazione. Io mentre mi ho detto grazie signore, ce ne siamo andati. Non ce l'avrebbe fatta, riuscivo, lei dice, o poi si sarebbe bloccato. Non lo so, bloccato. Però avuto questo blocco. Perché quando sono arrivato là sembravamo allo stadio,
Lì in quella sala c'erano 70-80 persone, tutti i familiari là, io ero da solo, avevo solo i miei due angeli in quella stanza e c'era quel tavolo lì in quella grande stanza lì al tribunale, quel tavolo là e noi eravamo messi là e quelli tutti di fronte che ridevano, facevano, mi provocavano, quindi è stata una grande prova per me, ma mi hanno dato una forza. Sono state più quasi 20 ore di interrogazioni al processo e gli avvocati mi hanno martellato, però una cosa bella, e questa cosa la voglio raccontare, non l'ho scritta neanche nel libro, ma la cosa bella è stata che mentre si celebrava il processo ed ero chiamato come teste, perché le altre volte il mio avvocato Catea La Barbera, che è più cisterna di me, non mi ha voluto che io non ci andassi perché io ci volevo andare. Però una delle tante volte l'avvocato Parrino, che era uno degli avvocati che difendeva il pane tinto, eravamo giù vicino a quello che vende le signor Leone, mi sembra, quello che vende le abbiamo una vecchia amicizia, signor Leone, quando io ogni volta che andavo lì a uscire certificati antimafia, perché per la ditta, cioè, ogni volta mi fa tanto piacere rivederlo, e eravamo lì giù e lui si toglie, l'avvocato Parrino si toglie la sua veste di avvocato e mi fa il mio legale, avvocato La Barbera, posso parlare con il suo teste? Mi fa, signor Cogiò, allora, io ora devo entrare, la devo massacrare perché faccio l'avvocato, però io come uomo la devo abbracciare e gli devo dire grazie. Ho visto questo. Questo è un grande segnale. Vabbè, comunque nella sua vita lei ha incontrato tante persone che le hanno manifestato solidarietà, che l'hanno sostenuta, anche la magistratura. Lei ricorda sempre. È stato bellissimo l'altra sera. L'incontro con il dottore Vella, comunque. Il dottore Vella per me, è un faro, è un. Guardi, io, dottore Vella è stato importantissimo, per noi sarà sempre una persona molto importante, una persona ligia al suo dovere, una persona istituzionale. Se oggi sono vivo, veramente lo devo dire grazie a lui, se oggi sono qua. E poi tante altre persone, ritengo. Lei parlava poco fa anche del semplice incontro all'interno di un bar del ragazzino che ti ringrazia. Cioè, alla fine è questo che. Io l'altra sera. Gratifica più di ogni altra cosa, no? Salvatore Borsellino, per puro caso, l'ho incontrato a Santo Stefano in un ristorante. Salvatore, che fai qua? Eravamo rimasti sole, io e mia moglie. E i miei figli hanno insistito, noi dice, però tu devi uscire. Siamo andati lì. E ho guardato a Salvatore. Salvatore, lo vedo. Dopo, l'indomani sera viene a casa mia. Io faccio delle sculture in legno sulla radice, si innamora di queste cose e mi invita il 19 per il compleanno di Paolo. Io lì dico quello che il mio incontro, parlando sempre bene dei mafiosi, e quando sono sceso dalle scale mi vedo una persona che mi salta al collo ed era il dottore Teresi, e lì poi c'era il dottore Di Matteo, si sono alzati, ecco questo assieme al dottor Vella, ecco questo. È importante per un semplice cittadino quando vedi dei colossi come dottore Vella, come dottore Matteo, dottor Teresi, dottor Tattai, cioè persone che effettivamente sono loro gli eroi. E noi non siamo niente, io non sono un eroe, io sono un cittadino che ha fatto il proprio dovere. Ecco, questo dobbiamo capire. Gli eroi sono quegli angeli che ogni giorno fanno il loro dovere. Sono i veri eroi, sono chi è morto per questa terra. Sono quei magistrati, quei bambini, quei giornalisti, quegli imprenditori che sono morti per questa terra. Cari cittadini, ma non vi rendete conto che siamo in guerra? Le nostre strade, guardatele con gli occhi del cuore, sono rosse, rosse di sangue, non sono più nere di asfalto. E non le hanno uccisi, noi camminiamo sulle loro gambe e sulle loro idee. Ecco, il popolo siciliano è lento, è come un motore diesel, però dobbiamo reagire. Non è che il problema di Ignazio Cutrò è di Ignazio Cutrò. Ci indigniamo soltanto di fronte alle tragedie assolute, sì. Abbiamo quell'attimo di scatto di orgoglio e poi però tutto si dimentica, tutto passa, perché forse conviene anche far finta di non vedere, no? Ma non conviene a nessuno questo, perché c'è il futuro dei nostri figli. Io potevo aspettare che lasciavo l'azienda a mio figlio e poi lottava lui. Non è così. Dobbiamo preparare le basi noi, non possiamo metterci la testa sottoterra come fanno gli studenti. Senta, quanto è importante, anche lei non si sottrae, anzi le piacciono i confronti con i dibattiti, anche gli incontri con le scuole, nelle scuole, perché poi alla fine
e questo, la sua testimonianza può essere importante. Questa sera mi sta provocando, perché dico sempre uno di quei miei sogni che magari un'istituzione qualche giorno fa, dico sempre nei miei sogni, magari mi avrebbe detto che io non posso andare più nelle scuole, non posso venire più a fare l'intervista, non posso, dico, sempre nei miei sogni, no? Allora non è che funziona così. La lotta alla mafia è una guerra, è una lotta di tutti. Cioè, anzi, dovrebbero essere favoriti questi. Ma non lo so quello che sta succedendo. Esatto. Io dico sempre in uno dei miei sogni, dico allora, io sempre in uno dei miei sogni, io ho detto alla mia famiglia, ai miei figli, continuate a farvi la vostra vita perché avete perso tutto, sempre nel giusto e sempre stando ligi alle regole, andate nel bar, vedete un po' quello che dovete fare, io tanto a fare le interviste per quello che è giusto, per la lotta alla mafia, e che a dire che mafioso sono quattro pezzi di merda, a dire in culo alla mafia, a me perdoni, a parlare ai giovani, digli che effettivamente ne vale la pena perché l'Italia è nostra, e parlando dei fratelli Cermi e tantissimi partigiani che sono morti per la nostra libertà, e allora ne vale la pena per questa terra. Io sono stato ospite alla spaghettata alla Casa Cervi quest'anno ed è stata bellissima questa cosa del presidente e di alcuni familiari della famiglia Cervi, che hanno detto che il prossimo anno alla Casa Cervi faranno la pasta asciutta, viene chiamata la pasta asciuttata, però la faranno a Bivona. Quindi ecco, avrà compagnia. Ecco, e lì parte la libertà. Compagnia. Noi forse abbiamo perso il senso della libertà. Senta, cosa fanno i suoi figli però? No? Stanno ancora studiando? No, Giuseppe e Veronica l'avevo mandata a Milano, poi io non ce l'ho fatta più. I ragazzi studiavano giurisprudenza, avevano dato delle materie. Prima sono scappati da Palermo perché Giuseppe faceva ingegneria e quindi l'ho dovuto togliere perché la sapevano tutti dove erano e quello che erano. L'ho mandata a Milano. Poi non ce l'ho fatta più e non l'ho osato chiederglielo. Mi hanno detto: papà, ci è seccato stare a Milano, non potevo più pagare l'affitto. E io speravo che loro ritornavano ad Agrigento. Alcune materie a Giuseppe e a Veronica non gliel'hanno riconosciute, quindi questi ragazzi dovevano ripendersi e ce la faranno. Lei che cosa, siamo quasi fermati. In conclusione, che cosa spera per loro, cosa spera per tutta la sua famiglia, che futuro vede prossimo? Ma io vedo, vorrei a grande gioia che al primo congiorno di lei tantissimi cittadini italiani verreste a casa nostra a prendere un caffè e farci capire. A me scoraggia una cosa sola, la strada per arrivare a Bivona, l'ho fatto una volta, ho giurato che se posso evito. Se lei viene a sciacca, guardi, le offro io il caffè a casa mia. No, il segnale invece è quello. Il segnale sto scherzando, chiaramente so, cerco di alleggerire un po'. So, però sono partite delle ragazze dalla Germania per venirci a trovare a casa nostra, sono questo partite degli questo. Scout a piedi da sciacca per venire a Bivona, e tantissime altre persone. I bambini di Enna che hanno fatto una commedia sulla mia storia, sono partiti con gli auto e tantissimi altri. Questo deve continuare, cioè la gente deve essere vicina alla famiglia Cutrò, questo è il messaggio. E devono innanzitutto stare vicino a chi ha avuto la dignità di denunciare, perché non si lascia un imprenditore che ha denunciato i mafiosi, perché se no facciamo tutti la fine. Ecco, questo voglio dire, io quando ho scritto il libro, e io spero che questo benedetto libro sia presentato in Italia, non so quante presentazioni abbiamo fatto, ho pregato pure un mio carissimo amico Calogero Parlapiano, l'ho pregato di presentare questo libro anche a Sciacca, nella provincia di Agrigento. Io l'ho letto, ecco. Però in effetti dico, forse non c'è stata una presentiamolo pubblica. E io chiudo nel libro dietro. È la storia di Ignazio Cutrò, sì, raccontata da Benny Calasanzio Borsellino, e io lì chiudo che effettivamente voglio raccontare la mia storia perché sono in vita, perché non voglio fare la fine di Domenico Noviello, perché Domenico Noviello, io c'ero vicino, è stato fatto uscire dal programma e dopo alcuni mesi l'hanno ammazzato, perché la mafia non dimentica, e oggi la famiglia si ritrova con una medaglia d'oro a valor civile, ma che se ne fa la famiglia? Io spero solo una cosa, se a me un giorno mi molleranno, che lo Stato prima o poi
le istituzioni si dimenticano, perché quello è le valutazioni, e i mafiosi ormai lo sanno, attentati non te ne faranno più, perché lo sanno che se non ti fanno gli attentati poi le valutazioni sono che tu non rischi più, e al momento che lo faranno, e io spero che non mi ammazzano, però sono cosciente di questa cosa che le sto dicendo, voglio chiudere così, e mi ammazzano al mio funerale, non voglio a nessuno. Invece noi pensiamo positivo che tutto andrà bene, che lei sarà giustamente protetto perché ne sussistono le ragioni. Ma mi devo difendere da quella parte di istituzione che mi dovrebbe difendere? Sono sicura che lei continuerà a battagliare e che non eviterà uno, se c'è da incatenarsi, se c'è da protestare, Ignazio Cutro è sicuramente pronto, perché la sua vita è stata questa finora, una battaglia. Grazie. Grazie a voi. Grazie per essere intervenuto, a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, e grazie come sempre a Villa Palocla per averci ospitato. Fill my heart with song and let me sing forevermore.